Bentornati all'appuntamento con l'informazione del sito internet atvreport.it. Partiamo subito da Arezzo, dove è stato rintracciato ed arrestato un 29enne albanese che nell'agosto del 2012 si rese protagonista di una rapina all'interno di una villa di un noto imprenditore tifernate. Ed è stato trovato invece agonizzante sul ciglio della strada che conduce al centro abitato di Vallurbana un esemplare femmina di lupo di circa 2 anni. Purtroppo all'arrivo dei sanitari l'animale era già morto, probabilmente per avvelenamento. E nella notte nuovo tentativo di furto ai danni della stazione centrale di Città di Castello. Sono passati meno di 28 giorni e i ladri hanno tentato nuovamente di entrare nella biglietteria. Fortunatamente questa volta non ci sono riusciti. Sul posto sono arrivati, chiamati da una signora, 2 pattuglie di carabinieri. E si è svolto ieri a Città di Castello l'assemblea dei soci di Sogepu. Ottimo il bilancio, buona la struttura e all'interno della riunione si è anche approvato il nuovo statuto. Tanti gli appuntamenti infine previsti per domani 1 maggio in tutta la vallata, da Città di Castello a San Sepolcro, passando per San Giustino, Umbertide e Citerna. Tutti gli appuntamenti e gli orari, come del resto tutte le altre notizie, le trovate nel nostro sito www.atvreport.it.